Ciao a tutti, allora, tanto sto camminando, no? Stavo viaggiando, quindi mi sono visto la partita in treno, tutti i miei giga, per uno 0-0, sperando che finisca 0-0, poi arriva Turmisi, che probabilmente quando Gesù, no anzi Dio, ha distribuito i riflessi collegati al cerpelletto dormiva, e allora voi spiegatemi, no? Probabilmente Turmisi dovrebbe essere crocifisso dai romani, sia per la Lazio che per la Roma. Io dico no. Allora, ti hanno appena annullato un calcio di rigore di Acerbi, mi sembra, ok? Forse Acerbi la butta, vabbè. E hanno dato calcio di rigore, poi l'hanno tolto e ti hanno dato calcio d'angolo. Ma che cazzo? Ma come fai su quel calcio d'angolo a fare un fallo? Santo Dio! Turmisi in testa c'ha le rane, le ranocchie. Comunque, al di là di questo, porco tutto, niente, sì, lo ammetto, ragazzi, nel senso, ero lì, scusate la qualità del video, perché questa è grande qualità, sono in giro, se no vi quando lo faccio nel 2013. Mi sono sprecato 250, ma non siete più un cazzo, però ma che qua che parlo, vabbè, mi sono sprecato 250.000 giga in treno, sperando ovviamente che pareggiassero, e poi arriva Turmisi. Comunque, primo tempo la Lazio non mi è sembrata affatto male. Ora si vede, 3, 2, 1. Primo tempo la Lazio non mi è sembrata affatto male. Insomma, ha fatto il suo, ci ha provato. Ha provato a imbastinarsi un attacco. Poi facevano molto bene davanti Filtro Correa con Immobile. Sì, Filtro, volevo di sponda Correa con Immobile. Se la passavano bene, si trovavano a vicenda tranquillamente. Quindi la Lazio nel primo tempo non mi era per niente dispiaciuta. Certo è che io dico no, ma butti due punti, cioè un punto, ma te ne fai mangiare tre a questo punto dal Milan. Non dico che ti buttano fuori dalla lotta Champions, però, che perché mo c'è l'Udinese, però poco ci manca, perché comunque hai perso tre punti in una diretta concorrente in quel modo stupido. A me me lo devo proprio il culo, ragazzi, sto rosicà, cioè nel senso, qualcuno mi dirà, ma che sta rosicà? Sì, palese, vabbè, fatemi sapere la vostra, è passato uno a cazzo e mi ha suonato, vabbè, fatemi sapere la vostra un commento qua sotto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, se vi dà più di me lasciate un mi piace. In caso contrario un dislike, grazie, ho visto questo video, seguitemi su Instagram, Simone Sicco, _official. Buona lalla e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video. Ciao raga, mamma mia, un po' spartita più scabrosa della storia.